Mi è uscito un pelo incarnato qui sul bordo del labbro e non vi auguro mai che vi esca anche a voi. Fa un male atroce. È come avere perennemente un taglio sulle labbra, quindi spero che non vi accada mai. Ragazzi, in questo nuovo video su Strixana di unboxing. Allora, visto che il softbox ogni volta da montare quando registro di sera è una rottura, come adesso sto registrando di sera, è una rottura nel senso che devi metterlo sul letto in equilibrio in modo che non cada, devi montarlo, devi evitare di far casino appunto perché gli altri dormono, dopo tante volte inizia un po' a romperti. Quindi su Amazon ho preso una lampada da architetto, c'era scritto su Amazon. Praticamente si attacca alla scrivania con un morsetto, viene su con un cavalletto in stile microfono, cioè c'è il cavalletto che è snodato, che poi ti regoli come vuoi la luce, l'inclinazione e tutte quelle cose lì, da attaccare appunto sul lato della scrivania in modo che venga su nella stessa posizione in cui per esempio si trova ora il softbox, usare quella come illuminazione. E il softbox lo uso giusto quando faccio i video in sala oppure in altri posti che non siano la camera, perché è più indicato qui, cioè quando registro il computer, faccio il gameplay. La luce di questa lampada basta, cioè il softbox è troppo, la luce di questa lampada è perfetta. Sì, il softbox non lo metto via per non usarlo più, sennò che senso ha? Che senso ha averlo comprato, intendo. Così questa lampada sarà sempre montata sulla scrivania e quando devo registrare basta che alzo la mano, schiaccio il tasto per accenderla ed è già sistemata. Ma ciancio alle bande, andiamo ad aprire questo scatolino. Scatolino bello lungo perché appunto la lampada è abbastanza lunga quando è tutta aperta, adesso sicuramente è chiusa. Anzi, c'è addirittura lo scatolone dentro della lampada. Questo era giusto uno scatolo esterno. Questa è la lampada. Allora, questa lampada ha come caratteristiche il pannello di controllo touch, quindi per regolare la luminosità e la temperatura del colore è touch, non c'ha leve, interruttori, niente del genere. 4 light colors, quindi la temperatura del colore in K: 3200, 4200, 5200 e 6200. 6200 è quella più bianca, invece 3200 è quella più gialla, più calda. 6 livelli di luminosità. Pannello a diffusione, cioè praticamente non ci sono i led nudi e crudi che si vedono, ma c'è un pannello che riflette la luce. 50.000 ore di durata, poi non flickera e non rilascia luce UV. Dietro ci sono scritte le stesse cose. Scatola semplice. Andiamo ad aprirla. C'ha due chiusure qui. Una è andata, l'altra se ce la faccio ecco qua. Mi allontano così si vede un po' almeno. Allora, qui davanti troviamo il manuale utente che spiega come si usa appunto. L'alimentatore. L'alimentatore è semplicissimo. Da, aspettate che guardo i volt, da 12 volt, 12 volt di alimentatore. Poi qua dentro ci sono due chiavi addirittura, anzi tre chiavi, due chiavi esagonali e una chiave a tubo che sicuramente serve a fissare tutti i ganci quando te la regoli nella posizione giusta, stringi le viti e non si sposta più la lampada. E le posiamo qua. Poi qui c'è un sacchetto marrone che non so cosa ci sia dentro. Ah, ok, ho capito cosa c'è dentro. Qui dentro c'è il corpo morsetto, il corpo del morsetto che si attacca alla scrivania. Infatti, minchia, l'ha messo proprio in una custodia di velluto, figa. Questo è il sistema a morsetto, con il tampone qua in plastica in modo da non rovinare le superfici. E qua in cima c'è la spugna. E qua dietro c'è la vite che va a bloccare l'asta della lampada qui dentro. Andiamo al pezzo forte che è appunto la lampada. Ok, qui non c'è più niente. Minchia, quanto imballaggio che gli ha messo sta lampada. È una busta lunga qui. Spero che non mi cada per terra, raga. Oh, non cadere. Cazzi. Ok, aspettate che la ripiego così la vedete bene anche voi. E questa è la lampada. Vedete, qua c'è il supporto, va abbastanza in alto pure. Ci sta, mi piace. Interruttore qua per accendere e spegnere, cioè per interrompere proprio il flusso di corrente. E qua ci sono i tasti. Questo è il tasto power. Questo qui di fianco è l'interruttore per i K della luce, per il colore, se è più giallo o più bianca. E questo è il livello di luminosità. Ecco. Poi le chiavi a brugola si usano in questi scomparti qui, vedete, c'è la vite qua.
la vite qua sotto. Andiamo subito a montare il morsetto qui, che dopo ovviamente andrò a regolare la direzione di questo morsetto. Ah, non vi ho fatto vedere qui dentro che ci sono anche le delle guarnizioni di ricambio. Vedete quelle rondelle nere? Quelle rondelle nere ho visto che stavano su quest'asta, sull'asta del telaio della lampada. Però adesso sono troppo curioso. La monto sulla scrivania, ci imposto la regolazione corretta e facciamo anche una prova comparativa con il softbox. Ok raga, ho montato la lampada, direi che ci sta proprio bene. Però la luce che sto usando ancora è il softbox. Facciamo lo scambio con la lampada d'architetto. E questa è la lampada d'architetto. Ovviamente c'è anche il lampadario qui sopra acceso. Adesso faccio la prova anche con il lampadario spento. Minchia, abbaglia quasi. Questa è la lampada d'architetto comunque. E questo è il softbox. Nel video non so se si vedrà bene la differenza, però so che il softbox penso faccia la stessa quantità di luce su un'area più grande, quindi non abbaglia. Invece questa abbaglia un pochino di più, però è molto potente e senza avere appunto lo sbatti ogni volta di montare il softbox. Ora sono tornato alla lampada normale, provo ad avvicinarmela un attimo, vediamo se cambia qualcosa. Ora la luce è ancora più forte. Madonna, così è troppo bassa. Cioè la lampada è troppo bassa, non la luce. La luce è l'ideale, è che stia in alto così, che mi punta a me. Così, è perfetto. Anche se ovviamente i video come questi di unboxing così li farò anche con la luce del lampadario accesa, perché così, cioè, i gameplay sono un conto, perché appunto è solo la faccia che viene illuminata. Ma quando faccio unboxing così, il lampadario acceso in cima è sempre meglio. Adesso riaccendo il lampadario un attimo. Ecco qua, dopo mi trovo l'inclinazione giusta della lampada ed è perfetta. Però aspettate, ve la devo far vedere questa lampada. Eccola qua, questa è la lampada. Qui c'è il morsetto dove si aggancia la scrivania, viene su e boom. Questa è la lampada. Vi faccio vedere i controlli qui dietro, anche se da qua non rende. Comunque questo è il livello di illuminazione. Infatti un po' sullo sfondo si vede che diminuisce. Meglio che le faccio al buio queste regolazioni. Si vede anche che l'attacco è al primo livello, scorrendo così. Ecco, luminosità massima, luminosità minima praticamente al buio. No no, illumina abbastanza questa lampada. Poi qui c'è il tasto on off, sempre touch. E qua il colore della luce: giallo, mezzo giallo, bianco e più bianco che non si può. Facciamo il confronto anche con la luce del softbox. Memorizzatevi questa luminosità. La spengo un attimo. E questa è la luce del softbox. È circa simile, anzi un po' più potente il softbox forse. Riproviamo. Buio. No no, la luminosità ve l'ho detto è circa quella, solo che questa lampada appunto ce l'ha concentrata in questo rettangolino, invece il softbox è questo qui di fianco. Ecco la differenza tra questa lampada e il softbox. Ok ragazzi, ho riacceso anche il lampadario così almeno l'outro la faccio bene. Comunque sono contento di questa lampada, ne avevo presa una in precedenza che si appoggiava solo alla scrivania, ma per le regolazioni non andava per niente bene. Cioè sull'inserzione di Amazon sembrava che si snodasse tipo Tectonic proprio, invece aveva inclinazione quasi zero da tutte le parti. L'ho rimandata indietro e al posto di quella ho preso questa. Questa qua mi piace di più di lampada, è più pro. E quando faccio i gameplay basta che me la metto avanti la mia faccia, anche a luminosità bassa, luci spente ovviamente, ma da Dio. Vi lascio il link in descrizione anche di questa lampada d'architetto, il link di Amazon. E se vi è piaciuto questo video iscrivetevi, commentate, condividete, lasciate un bel pollice in su e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Adesso devo fissare bene tutti questi bracci. Devo fissarli in modo che non si muovano più. Si devono inchiodare proprio.